Abbiamo un collegamento telefonico per parlarvi della situazione dell'Uneur, perché venerdì 1 novembre, davanti proprio all'ex parco della capitale, l'Uneur, c'è stata una manifestazione e quindi oggi con Saverio Pedrazzini, che è subconduttore quindi giostraio appunto dell'ex parco giochi, nonché coordinatore degli ex giostrai dell'Uneur, parleremo del motivo per cui dall'aprile del 2008 questo parco è chiuso. Per cui do il buongiorno al signor Saverio Pedrazzini e gli chiederei subito intanto qual è la situazione attuale del parco giochi. Beh, la situazione attuale è quella di 6 anni fa, è ancora sotto mistero, non si conoscono progetti, non si fanno vedere assolutamente niente la documentazione, si sentono tante voci, si parlava fino a poco tempo fa del nuovo parco di Roma Capitale, che sarebbe stato all'avanguardia di quelle tutte città europee, mentre oggi scopriamo sempre tramite i giornali, e su questo il Comune non ha mai dato nessuna comunicazione, che si verrà fatto un family park da 0 a 12 anni. E quindi da questo momento, diciamo, partono ufficialmente le nostre proteste, perché fino adesso ci hanno tenuto tranquilli e dicendo non vi preoccupate, il parco riaprirà, verrà fatto il Uneur, non ci sono problemi, mentre oggi sono ufficialmente state scoperte, ancora non ufficialmente perché il progetto ancora non è stato presentato da nessuna parte, le mie ricerche fatte presso i municipi e presso il comune hanno dato sempre esito negativo. Però dai giornali si apprende appunto che ci sarà questo progetto, che sono state presentate delle scie, quindi vuol dire che ci sono dei documenti in giro che dovrebbero supportare la presenza di questo progetto. Questo? Sì, no, stavamo prendendo l'appunto per vedere un po' anche le carte che ormai abbiamo accumulato anche con i collegamenti con lei qui direttamente in studio. La mia domanda, che ovviamente è la domanda che anche tanti ascoltatori si stanno facendo, è relativa, ma com'è possibile che da una parte sui giornali si parla di progetti, proposte, e dall'altra parte invece c'è il niente? A me è capitato sabato di passare davanti al Luna Park, forse è tempo che era già stata tolta, ma la ruota l'ho vista dimezzata, no? A me ha colpito molto, ora non so se è una cosa recente, io non ci avevo fatto caso, mi sembrava di averla vista intera fino a qualche mese fa, insomma sabato mi ci è caduto l'occhio e ho visto la ruota e ho detto che sta succedendo. Innanzitutto mi può confermare, oppure magari è una mia, diciamo, visione non aggiornata della ruota del Luna Park. O a smontare queste attrezzature. Sul fatto della ruota e della cavalli si verrà aperto un discorso a parte, perché tra l'altro quelle due giostre sono di mia proprietà. E chi le sta smontando? Spero che la daranno la risposta al mio avvocato, perché io pure ho visto lì, non posso entrare dentro al parco a capire perché le mie giostre sono state smontate. Io capisco che questo chi la sta facendo è Cinecittà, purtroppo i 6 anni di battaglia fra me e loro forse li stanno logorando un pochettino e adesso attaccano direttamente con prepotenza e con arroganza. E quindi la ruota, quindi mi confermo. Ovviamente io lo dico, su questo punto noi Radio Roma Capitale dà il diritto di replica anche alla controparte, questo noi lo diciamo sempre perché dobbiamo dare un'informazione completa e precisa e anche sentire un po' tutte le parti che sono in campo su questa cosa. Però ecco, a me ha colpito molto passando vedere questa ruota che di fatto ormai ce n'è metà, ce n'è, quindi mi ha suscitato la mia, non la mia irritazione, però la sorpresa nel vedere, perché ho detto o qualcosa si sta facendo e quindi si riparte da zero, oppure si sta solo smantellando. Che previsione fate? Ma io delle più pessime, perché tra l'altro non si riesce a capire, un parco che è stato chiuso per 6 anni, il Comune di Roma che non fa una conferenza di servizi, dove generalmente si fa anche per le cose più inutili, più stupide, per il Luna Park non viene fatto una conferenza di servizi dove si presenta questo nuovo progetto del parco, questa ristrutturazione, riqualificazione del Luneo, ma si fa tutto sotto banco. Purtroppo qui i passaggi sono tanti, dal 2008 al 2012 c'è stato un periodo di buio,
dove lì non si sapeva niente di cosa si facesse all'interno del parco, perché c'è stato il periodo della Formula 1, perché teniamo conto che il Luneur, nel secondo polo turistico presentato dall'ex vice sindaco Mauro Cutrufo, era sparito. Al suo posto c'era la Formula 1, quindi si è riuscito a bloccare quello. Successivamente è stato tutto abbandonato e non si sapeva niente. Improvvisamente nel 2012 è stata fatta una commissione presso la presidenza della Goloria, dove si parlava che era stato cambiato il progetto del parco, e i rappresentanti, allora l'amministratore delegato, l'ex amministratore Riccardo Mancini, e l'amministratore delegato della LEP, l'Uneur Parque, Michelangelo Pellisi, si presentarono con delle brochure, con dei foglietti che indicavano quelli che erano le attrazioni. Successivamente a quello, arriviamo al dicembre del 2012, all'auditorium di Roma si fu la presentazione, sempre non ufficializzata, non c'è, del famoso Family Park, vabbè, di quello che sarebbe stato il Family Park, installando abusivamente, e anche lì sono state tolte, sono riuscito a farle rimuovere, perché furono installate abusivamente 3 attrazioni sull'area dell'auditorium con confine del comune di Roma, che non avevano l'autorizzazione, quindi in spregio a tutte le norme di sicurezza, visto che loro si vantano tanto di seguire la sicurezza e via discorrendo, quelle attrazioni erano prive di tutte le norme di sicurezza. Comunque sono riuscito, dopo varie richieste, esposte e via discorrendo, a farle chiudere. Poi nuovamente il silenzio. Arriviamo ad agosto del 2013, improvvisamente esce fuori un cartello che dice: presentata la scia del 2013, inizio dei lavori. Senza ancora oggi avere progetto, e comunque ancora oggi gli istituti pubblici, quindi il municipio, il comune di Roma, sono privi di questa documentazione, o comunque ce l'hanno e non la vogliono far vedere. Però il problema rimane uno di fondo, che devono tirare fuori il business plan che è stato presentato a norma del bando di gara nel 2007. Lì c'è tutta la verità e la storia dell'Uneur. Se non esce questo, e continuando con queste azioni di nascondersi dietro il dito, dietro quello, dietro quell'altro, Roma non avrà mai la verità che dovrebbe avere, e quindi sarà priva del Luna Park storico di una Roma capitale. Io la ringrazio Saverio Pedrazzini, subconduttore dell'Uneur, del parco giochi della nostra città, e a risentirci, speriamo, con qualche buona notizia nelle prossime settimane. Io spero che il sindaco di Roma, visto che si era fatto parte diligente di incontrarci, decida di incontrarci, anche perché adesso, tra l'altro, visto che è diventato un tavolo politico, anche la Confesercente, che rappresenta noi subconduttori dell'Uneur, si è messa in gioco scrivendo al sindaco ad Eurespa per avere un incontro ufficiale per dirimere questa controversia. Grazie, grazie, e a risentirci a presto. Arrivederci.